vista la vastità del fenomeno, la vastità della problematica, che non tocca soltanto noi nel nostro piccolo, ma è a livello nazionale e a livello internazionale, è giusto che collaboriamo insieme e che cerchiamo anche di valutare esperienze altrui come possono essere messe in pratica anche nel nostro territorio dove noi ci troviamo. I minori comunque sono quello che rappresentano il nostro futuro, uomini e donne del presente, ma non dimentichiamoci anche i nostri padri, i nostri nonni che rappresentano sì il passato. Io parlerei di famiglia proprio comprendendo tre generazioni, chi rappresenta il passato e i nostri nonni. Io ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia insieme con i nonni, con i miei genitori e noi figlie naturalmente, e questo è un patrimonio preziosissimo, cosa che manca molto oggi.